Ciao, oggi ti porto a Udine a raccontarti questa storia di una casa degli anni 60 completamente ristrutturata grazie all'eco bonus del 65%, dove l'abbiamo trasformata in un edificio 100% elettrico. Tutto questo grazie al nostro partner Ezio. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale YouTube e clicca sulla campana a fianco così da rimanere aggiornato su tutti i sistemi che ti permettono di vivere senza gas. Ciao, eccoci qua dentro casa. A differenza degli altri video, parto proprio da dentro casa, dal sistema di emissione. E qui c'era un impianto monotubo con radiatori in alluminio. Il cliente ha deciso di sostituire completamente l'impianto di emissione togliendo i radiatori e mettendo dei ventili convettori. Sono dei ventili convettori però con piastra radiale, quindi se tu vieni qui a toccare, qui toccherai e sentirà del caldo. Infatti il comfort di questo sistema è duplice. Abbiamo la potenza erogata dal ventilatore e dalla batteria che è posta qui dietro, e qui dentro abbiamo invece una piastra radiante che fa un effetto radiatore. Perché è così interessante questo sistema? Perché di notte si possono spegnere le ventole e far girare l'acqua solamente nella parte frontale, in modo da non avere il fastidio del rumore, anche se è impercettibile, del ventilatore. Come puoi vedere, la casa non ha il cappotto, però un muro molto importante, una casa vecchia, un muro da 50 cm. E quindi, secondo i calcoli, questo permette di mantenere una buona inerzia termica all'interno dell'edificio. A differenza delle case dove abbiamo mattoni da 25 cm che appena le riscaldi si raffreddano velocemente, una massa del genere permette di mantenere per molto tempo il caldo dentro casa. E anche d'estate si sta veramente bene. Infatti questo sistema permette al cliente di avere sia riscaldamento ma anche raffrescamento d'estate. Ovviamente è stata rifatta tutta la linea di distribuzione perché servivano delle tubazioni isolate adeguatamente per evitare tutti i fenomeni di condensa. E soprattutto avevamo bisogno di diametri delle tubazioni adeguate per fare il caldo ma soprattutto per fare il raffrescamento. È stato realizzato quindi un circuito ad anello di diametro 28, dove gira l'acqua, e gli stacchi verso i ventili dal 20, quindi con tubo multistrato isolato. Adesso ti porto in centrale termica e poi per finire andiamo a vedere l'unità esterna. Eccoci in centrale termica. Tutto parte da qui. Abbiamo l'arrivo dell'acquedotto con il dosatore polisosfati, il riduttore di pressione dell'acqua, quindi per mantenere la pressione dell'acqua costante e non esagerare, quindi portare dei danni nel sistema idraulico. E poi andiamo nel modulo idronico. Questo sistema ha nel suo retro un puffer da 40 litri, quindi è già tutto integrato, e da qui esce l'acqua che poi viene sparata letteralmente verso i ventili convettori. D'altra parte poi invece abbiamo il collegamento con il bollitore dell'acqua calda sanitaria, un bollitore con superficie maggiorata apposito per le pompe di calore, che ci permette di avere 300 litri di acqua calda sanitaria. Indispensabile avere un volume di acqua almeno di 300 litri, perché un'abitazione di 210 metri quadri disposta su tre piani ha almeno tre bagni, e quindi dobbiamo garantire una certa costanza, ma soprattutto garantire l'acqua calda sanitaria quando più di una persona si fa la doccia contemporaneamente. Qui invece abbiamo la parte del fotovoltaico, quindi abbiamo l'inverter con il contatore di produzione, quindi ci permette di leggere l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico. Ma a questo punto ti porto nella parte esterna per farti vedere l'unità esterna, come si combina. Eccoci invece nel cuore del sistema, cioè l'unità esterna della pompa di calore. Come puoi vedere, non si tratta di un classico climatizzatore, ma di una macchina che è stata progettata per fare il riscaldamento. Per fare il riscaldamento di una casa degli anni 60 da 210 metri quadrati. Ecco, il collegamento tra unità esterna ed interna viene fatto con delle tubazioni idroniche. Quindi non c'è del gas che va dall'esterno all'interno. Questo è molto importante, soprattutto in previsioni future. Perché? Perché il futuro delle pompe di calore si sta spostando verso il gas propano, il classico gas che trovi anche nei fornelletti da campeggio. Cosa succede però? Che questo tipo di gas è anche infiammabile
e quindi portare all'interno dell'abitazione un gas infiammabile non è di certo sicuro. Infatti la normativa che uscirà prevederà anche delle restrizioni per far questo. Quindi soluzioni monoblocco, soluzioni dove il gas rimane solo nell'unità esterna, saranno fondamentali per lo sviluppo del gas propano nelle pompe di calore. Con questo io ti saluto, ti do appuntamento alla prossima avventura dove ti racconterò nuove storie, e se vuoi rimanere aggiornato su vivere senza gas e ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video, clicca sul tasto iscriviti e sulla campana a fianco.